Allora, buonasera a tutti. Sono in compagnia oggi del presidente Carla Nespolo, presidente nazionale dell'ANPI. Carla è stata parlamentare durante la 7ª e 8ª legislatura e poi senatrice durante la 9ª e la 10ª legislatura. A lungo è stata vicepresidente nazionale dell'ANPI. E dal 4 di novembre scorso è stata eletta a presidente nazionale dell'ANPI ed è la prima donna che riceve questo incarico. Ha maturato quindi grandissime esperienze in passato. E ci puoi raccontare come hai gestito questo primo anno della tua presidenza? È un impegno, avevi già maturato un'esperienza, ma sicuramente diventare presidente rappresenta un salto. Sì. Ma grazie, intanto buonasera e un saluto affettuoso a te e a tutte e a tutti i nostri amici che ci guardano. È stato naturalmente un grande onore, un grande impegno essere eletta Presidente nazionale dell'ANPI, come dicevi tu, perché sono una donna, perché sono la prima non partigiana e naturalmente sento questa responsabilità. Però lo dico proprio non per retorica o tanto per dire, lo dico perché è vero. L'ANPI è una bella associazione collettiva. In un tempo in cui molti amano il leaderismo, no? In cui non ci sono più i partiti ma i leader che fanno di tutto per essere sempre più leader e quindi essere solo loro rispetto all'opinione pubblica ad apparire, noi invece siamo un collettivo. Quindi io mi sento molto fiduciosa nello svolgere questo incarico perché per esempio presidente emerito dell'ANPI è Carlos Moraglia, che è stato presidente per 6 anni sì, prima di me, e perché ho una segreteria e dei vicepresidenti che sono amici, compagni e dirigenti sperimentati come me, cioè parliamo chiaro. Io sono diventata presidente dell'ANPI, credo, non solo e non tanto per una scelta, diciamo, rispetto alla persona, anche sicuramente, e ringrazio chi mi ha eletto, ma penso come atto di omaggio che gli antifascisti e i partigiani ancora viventi hanno voluto fare nei confronti delle donne, perché non c'è dubbio che il ruolo delle donne nella resistenza è stato molto importante, certo, ma per decenni molto sottovalutato. Esatto, esatto. È stata un po' la storia dell'evoluzione, dell'emancipazione della donna in questi decenni che abbiamo vissuto. Certamente, la resistenza è stato un fatto anche di emancipazione delle donne, così come di protagonismo delle masse contadine. È stato, come tanti storici ormai riconoscono, un grande fatto di popolo. Purtroppo ci è voluto del tempo rispetto alle donne perché ci si rendesse conto di questo. Pensiamo che il primo libro che parla di resistenza al femminile, non a caso intitolato La resistenza taciuta, e devo dire da piemontese mi fa anche piacere ricordare questo, che è questo libro che intervista 12 partigiane piemontesi, tra cui la nostra carissima Claudia Balbo, Breda e tante altre che per anni, decenni, nessuno si è ricordato di ringraziare. In ombra come ruolo delle donne, sì, nella nostra società. Quindi traspare che sia importante al ruolo dell'ANPI oggi? Diciamo, io dico sempre, noi siamo un collante democratico, noi da soli non ce la faremo a fare nulla, parliamoci chiaro, ma assieme agli altri, io sono molto orgogliosa ad esempio che abbiamo fatto questa raccolta di firme
da sotto un appello mai più fascismo, mai più razzismo, eravamo 23 associazioni, i tre sindacati, l'ARCI e poi tutte le associazioni partigiane e del tempo libero, associazioni laiche e cattoliche. Ecco, c'è un'Italia democratica che a volte è troppo divisa, diciamo la verità, perché c'è anche una grande crisi politica a sinistra, che quindi una parcellizzazione eccessiva, però un'Italia democratica e antirazzista che quando si mette insieme ha una voce forte. Di questo dobbiamo essere convinti e alzarla il più possibile questa luce. Quindi in questo tuo anno hai trovato che ci sia consapevolezza dell'importanza vitale per la nostra democrazia, degli altissimi valori della resistenza, e perché da essa appunto discende e trae la linfa la nostra Costituzione, e visti anche i recenti tentativi, tra l'altro hai citato il collante, l'ARPI è stato collante anche nella recente campagna referendaria di 2 anni fa, ormai sono quasi 2 anni esatti, esatto. In cui l'ARPI si fece motore di tutta una serie di iniziative che hanno portato a alla salvaguardia della nostra carta costituzionale. Sì, io sono molto grata di questo giudizio positivo che ci fa piacere. È vero, nella realtà anche nostra Alessandria. Anche nella nostra realtà, nella nostra città. Io credo che oggi qualche passo avanti importante l'abbiamo fatto. Per esempio la direttiva del Parlamento europeo che dice che l'Europa si fonda su valori antifascisti e antirazzisti. Da questo punto di vista penso bisogna molto ringraziare Leonora Forenza e tutti i parlamentari europei che hanno sostenuto questa opinione, questa scelta. Bisogna riconoscere che si è arrivato. Ecco, su questo, allora, su questo valore fondante torneremo poi in seguito. Va bene. Ti dico ancora una cosa sulla Costituzione, perché me l'hai chiesto. Certo. Allora, no, dico che io sì, penso che aver, diciamo così, contribuito a far prevalere il no nel referendum di 2 anni fa e quindi aver preservato la nostra carta costituzionale così come è uscita dalla resistenza sia stato importante e importante per la democrazia, molto a rischio in questo momento nel nostro paese. Ci tengo a dire che non è che noi riteniamo che la Costituzione sia un totem immutabile, no? Anzi, in questi 70 anni la Costituzione è stata anche cambiata molte volte e a volte, come nel caso dell'articolo del titolo quinto, se non fosse avvenuto sarebbe stato meglio, a volte è stato utile perché veniva adeguata ai tempi, ma quello che non si può accettare è di destrutturare nella Costituzione il principio di fondo, che è quello che i diritti individuali, i diritti sociali vanno tutelati e che la partecipazione popolare è parte fondamentale della nostra democrazia. Detto in questo momento, in cui ci sono leader che fanno solo tweet e Facebook e lanciano parole d'ordine senza sostanza, rattrista, perché c'è chi vuole, come dire, far credere che quella è partecipazione, no? La partecipazione non è aderire o contrastare degli slogan, la partecipazione è conoscenza e esprimere con libertà le proprie idee. Quindi la nostra Costituzione oggi ancora vive vitale. E certo che lo è. D'altra parte noi siamo quest'anno nei 70 anni della sua entrata in vigore. Tra pochi giorni, tra 2 settimane, il 10 dicembre, e ci sarà l'anniversario anche della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione dell'ONU.
e ci sono tanti punti in comune, ma il punto di fondo che caratterizza la nostra Costituzione è mettere al centro i diritti e nello stesso tempo i doveri dei cittadini, dove però i doveri non vanno intesi come ai tempi, diciamo, dello Statuto Albertino, no? Come una sorta di totem che scende dall'alto. Ecco, i doveri sono un elemento orizzontale, non verticale della nostra democrazia. Questo mi sembra così come la dire. Nostra Costituzione, infatti, riconosce i diritti dei cittadini e dell'uomo e non li concede. Certo. Li riconosce innati nella storia. E questo è un passo molto bello. Molto bello della nostra Costituzione e devo dire anche sinceramente, adesso lo capisco, uno può dirlo, lei sei abituata, è anche bella da leggere, sì, secondo me è proprio bella, anche semplice, anche il linguaggio, si è detto tanto della nostra Costituzione, così semplice, scritto da uomini e donne insieme, è però un fatto di democrazia, cioè lo scriviamo in modo, tutti i cittadini sono uguali, senza discriminazione di sesso, eccetera. Che bella frase, semplice, nell'articolo 3 della Costituzione e così piena di significato. Poi, siccome prima il referendum costituzionale, poi la Costituente furono votati per la prima volta anche dalle donne, questo è un valore aggiunto. Ecco, parlando dei diritti, si può fare riferimento anche a un ruolo fondamentale che oggi ha l'informazione. L'informazione per la formazione anche di una coscienza dei cittadini. E oggi stiamo vivendo un momento in cui i nostri media sono un po' appiattiti ancora, i nostri organi di informazione, sulle posizioni dell'establishment economici e politici, anche che non sono propriamente quelli degli orientamenti politici dei cittadini che hanno manifestato ultimamente. Il problema grosso nasce dal fatto che spesso questa informazione da parte degli organi di stampa, diciamo mainstream, come si può dire, una parola anche brutta, però rimane un po' appiattita, ecco, su come delle posizioni che non analizzino completamente la nostra realtà, ma che vogliono imporre un'opinione ai cittadini. Sì, sì. Trovi anche tu una qualcosa di simile, un riscontro su questo? Io è un giudizio fondamentalmente che condivido, però a monte vorrei dire un'altra cosa, che io non mi sarei mai aspettata di dover assistere un giorno a delle parole così pesanti come quelle che sono state dette da membri del governo contro la libertà di stampa. Quindi un conto è ragionare dei difetti dell'informazione, ci torno, e un altro è violare la libertà di informazione, che è uno dei cardini, anche quello meravigliosamente scritto nella Costituzione della nostra democrazia. La libertà di stampa e anche l'autonomia dell'informazione, anche la sua capacità di essere in controcorrente, di essere critica, di andare al fondo delle cose, dipendono molto anche dalla possibilità di accedere a risorse liberamente. E dire, come è stato detto, toglieremo i finanziamenti ai giornali in qualche modo che ci hanno attaccato, eccetera, è qualcosa di intollerabile. Certo. Dopodiché questo ha spaventato e c'è una certa informazione conformista. Io lo vedo più nella televisione che nella carta stampata. Okay. E quindi naturalmente c'è anche da questo punto di vista una battaglia da fare. Volendo allargare il discorso, questo tipo di atteggiamento è lo stesso che ha privato le organizzazioni politiche dei cittadini dei mezzi di finanziamento, caso forse unico in Europa, tra l'altro, dove i partiti politici non hanno più neanche rimborsi delle spese elettorali.
È vero che ci sono stati abusi e tutto, però si è buttata via, si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, diciamo. Perché non permettere, non consentire più un finanziamento pubblico a organizzazioni politiche significa mettere interamente il destino e il controllo di queste formazioni che hanno bisogno di fondi per l'attività politica in sé, che ha un costo, di rivolgersi a lobby di finanziatori, perché il finanziamento diffuso non garantisce fondi a sufficienza a contrastare poi le grandi lobby economiche, le multinazionali, vi dicendo che mettono in campo quantità di denaro spaventose. Sì, sì, io sono d'accordo. Credo che questo sia uno di quei temi affrontando i quali si rischia la impopolarità. Perché è andata molto, è vero? È vero, però è anche così, bisogna avere ancora di dire le cose. Ma nel senso che c'è tutta un'antipolitica, sì, è vero. Che c'è una politica che fa dell'antipolitica la propria base, il proprio consenso, no? Questo lo stiamo vedendo ogni giorno, e allora vale sempre la pena di far prevalere, di far perlomeno di accostare, non dico di far prevalere, questo sarà difficile, ma di accostare alle grida di chi dice ah no, non finanziamo più la stampa, non finanziamo più i partiti, come se questo fosse un atto di libertà, e invece è un atto che ti consegna sempre di più ai grandi potentati economici, come tu dicevi, e noi invece dobbiamo far prevalere la ragione. E garantire poi i mezzi a coloro che sono onesti e intendono. Certo. Poi altra cosa è chi è disonesto applicargli davvero le norme anticorruzione, cose che invece severe e rigorose. Ecco, sì, sì. Benissimo, noi stiamo vivendo adesso come paese in una fase transitoria, potremmo dire anche di smarrimento di valori e di posizioni politiche che abbiamo vissuto per decenni. Corriamo il rischio di vedere anche da noi quindi un ritorno di ideologie o di pratiche legate al periodo della dittatura fascista che ci hanno portato al disastro della guerra, perché in altri paesi vediamo associazioni o presidenti che si rifanno esplicitamente all'ideologia fascista, per citare in Italia c'è Casa Paola, Forza Nuova, e, ad esempio la vicenda dello sfratto mancato di Casa Pound, a fronte invece di sfratti eseguiti contro altre organizzazioni, vi dicendo, su Casa Pound sembra ci sia stato quasi un occhio di riguardo. Ecco, io non è che voglia prendermela con loro, però noto che c'è stata una sorta di timore reverenziale, in qualche modo, e allo stesso tempo non mi risulta che in Parlamento ci siano state delle interpellanze per chiedere spiegazione sul fatto che le forze dell'ordine non abbiano eseguito un'operazione comandata, del resto, per qualche motivo che hanno definito sul campo, diciamo, di non proseguire. C'è, secondo te, una possibilità che questa vicenda abbia degli aspetti preoccupanti, ecco, per questo tipo di ritorno, di presenza sul territorio di queste organizzazioni? Io quando ricordavo prima le 23 associazioni che hanno raccolto le firme, noi allora chiedemmo che non venissero ammesse né Casa Paola né Forza Nuova né altre liste alle elezioni, proprio perché sono organizzazioni che nei loro statuti, nei loro hanno un riferimento esplicito al fascismo e al nazismo. E su questo punto io penso che la parola definitiva sia stata detta da Giacomo Matteotti quando ha detto che il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Cioè, prima abbiamo parlato di libertà di stampa e di libertà di opinioni, ed è una cosa, no? Voltaire, darei la mia vita perché non sono d'accordo con te, ma perché tu potessi esprimere le tue idee.
e questa è la base dell'illuminismo e tutta la cultura moderna. Però il fascismo e l'apologia di fascismo è vietata dalla dodicesima disposizione della Costituzione, dalla legge Scelba, così come è vietato la diffusione del razzismo dalla legge Mancino. E invece stiamo vedendo cose incredibili. La peggiore che abbiamo visto, se non la peggiore, perché è impossibile fare una graduatoria, no? Di cose orribili, ma quello che sta succedendo ogni anno a Predappio è indecente. Sì. Migliaia di persone che sfilano facendo il saluto romano, un prete spretato che va a dire la messa, un prete sospeso a divinis che va a dire la messa nel cimitero, i saluti romani. Addirittura quest'anno sembrava che fosse ammessa la sfilata dei fascisti è vietata quella degli antifascisti. Così, tanto pro bono pacis. Noi naturalmente abbiamo protestato, la nostra manifestazione l'abbiamo fatta ed è riuscita molto bene, ma il giorno dopo abbiamo anche denunciato, prima avevamo fatto una riserva, diciamo, di avviso, sì. Poi abbiamo denunciato prefetto Questore e sindaco. Questo perché è ora che veramente la si smetta e si assumano le posizioni che hanno assunto tanti sindaci, penso al sindaco di Milano, penso anche a Firenze, Torino stessa, cioè che dicono il suolo pubblico ai fascisti, noi non lo concediamo. E quindi la sfilata, per esempio, che facevano tutti gli anni a Milano, quest'anno non l'hanno fatta. Io lo trovo una cosa positiva, perché insomma un conto è rispettare i diritti di tutti e un conto è consentire che il fascismo, condannato dalla storia, colpevole di tutti i danni che ha fatto nel nostro paese e nel mondo, ritorni così, come niente fosse. Io aspetto anche che dichiarino di aderire alla Costituzione. Non mi risulta che. E infatti la maggior parte di questi sindaci di cui dicevo, perché è stata una delibera che noi come anche abbiamo proposto, devo ringraziare da questo punto di vista moltissimo Emilio Ricci, il nostro vicepresidente, che è un grande avvocato, e ha proposto una delibera in cui il divieto da che cosa nasce? Dal fatto che io sì, ti do una strada, una piazza, a condizione che tu firmi una documento in cui dice che aderisce alla Costituzione e la Costituzione italiana è antifascista, non è afascista, è antifascista. Basta che qualcuno che voglia rinfrescarsi la memoria vada a leggere il bellissimo discorso di un giovanissimo deputato costituente che si chiamava Aldo Moro. Quanto a Casa Pound, sì, sono completamente d'accordo. E poi è tristissimo proprio a Roma, vedere che mentre non si è sfrattata Casa Pound, dopo 15 giorni si sono abbattute tutte quelle povere capanne dove stavano del Baumar, dove stavano centinaia di persone. Sì, che e vedere che molti erano in regola con i documenti, non trovavano lavoro. Così c'erano lui, ma anche molti e tanti bambini che dormono per le strade, è una cosa orribile. Devo dire, da questo punto di vista, senza grande clamore, anche pratico, anche quotidiano, il ruolo della Chiesa Cattolica a Roma e di questo Papa è veramente encomiabile, esemplare, e noi per quello che è nelle nostre piccole forze facciamo quello che possiamo per contrastare razzismo. Perché il razzismo è, ricordiamocelo sempre, quando uno dice io non sono razzista, ma no, in quel ma tu sei già razzista, perché non vedi che in quel poveraccio che ti sta di fronte, se è un bambino, se c'è un essere umano esattamente come te. Poi naturalmente bisogna anche dire un'altra cosa, domani c'è il voto
di fiducia sul decreto, che non a caso hanno voluto chiamare sicurezza, quindi abbinando, no, il problema dell'accoglienza a quello. Subito a dire l'accoglienza è in sicurezza. E questo decreto toglie la protezione umanitaria, toglie la possibilità di avere un codice fiscale, una carta d'identità. Quindi questi ragazzi non potranno iscriversi alle liste di collocamento finché non avranno la risposta della commissione. Ma se tu togli la protezione umanitaria su 100 persone, questa risposta positiva sarà veramente di un numero minimo. Ditemi voi, voi che, cari amici che ci state guardando, e vi saluto ancora, questo crea sicurezza o insicurezza? Insicurezza. Cioè la linea di Salvini è quella che alimenta l'insicurezza, perché se tu sei spinto alla clandestinità, sei anche spinto a fare cose che non vanno bene. Sì, l'avevamo visto anche prima, addirittura della legge Bossi-Fini, che poi fecero la sanatoria tra parenti. Certo. Un segnale positivo comunque è arrivato, perché hanno accolto ieri o stamattina la nave che invece Malta aveva rifiutato. Sì. Comportamento ignobile, perché le motovedette hanno cambiato rotta quando hanno avvistato la nave. Ignobile. L'Italia in questo si è dimostrata. Sì, sì. Si sono fatti carico di una responsabilità delle vite di queste persone. Quindi, questo è stato molto positivo, ma infatti io. Io sono per denunciare quello che va denunciato, però non fare di tutta l'erba un fascio. Permetti che io dica questo anche in senso generale. Non voglio fare esempi con lui, faccio un esempio ma senza nomi. Mi sono trovata in questi mesi dove ho girato tantissimo l'Italia in un posto dove mi pare fosse un parlamentare, un consigliere regionale, non mi ricordo più, di un partito di governo, attualmente al governo, ha detto: io sono antifascista. Io mi aspettavo che la sala applaudisse, invece la sala ha rumoreggiato. Io questi comportamenti non li approvo. Deve essere chiaro, anche da parte degli antifascisti, non si è antifascisti se si fa il più uno della parola rivoluzionaria, ma si costruisce unità, esattamente come hanno saputo fare i partigiani, che sono stati insieme comunisti, socialisti, cattolici, liberali, monarchici, repubblicani, persone senza idea, estremamente distanti l'uno dall'altro, eppure sempre da un periodo di grande sofferenza, hanno saputo trovare la forza, il senso del dovere di stare insieme. Perché il nemico era il nazismo, era il nazifascismo. E oggi, se tu sei antifascista. E dopo era la povertà, e quindi bisognava creare un futuro per il paese, e attraverso la Repubblica, attraverso la nostra Costituzione, certo, è stato fatto questo. Certo. Va bene, adesso leggo un attimo, perché c'è una domanda. Sai che io mi occupo spesso di politica estera, no? Mi sono occupato negli ultimi 3 anni della Siria, ma recentemente, cioè prima ancora dell'Ucraina. Abbiamo parlato appunto di persecuzione, di razzismo, e proprio a proposito dell'Ucraina avevo preparato una domanda che cade proprio bene. Perché la leggo, perché non voglio. Perché negli ultimi anni l'Italia si è un po' chiusa, no? Fa politiche un po' di cortile. Ha fatto politica di cortile per più di 15 anni, 20 anni, e ha perso quello che era il suo ruolo all'interno del Mediterraneo, all'interno della politica estera in generale, e si è chiusa troppo e ha perso lo sguardo al di fuori. E qualcosa è successo al di fuori? Noi abbiamo visto, in Sud America vediamo movimenti, partiti e presidenti che si richiamano apertamente o meno ad un passato fascista. Il Cile, ad esempio, quando è stato ucciso un leader degli indigeni Mapuche, violente repressioni sono state fatte contro i cittadini che protestavano per questo uccidio. E il presidente Bolsonaro, che minaccia addirittura di far guerra ai paesi vicini, di sterminare i poveri, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, al limite del criminale se non oltre.
E in Europa guardo con grande preoccupazione all'Ucraina. L'Ucraina dove c'è stato un colpo di Stato negli anni 2014 e dove ormai è acclarata la persecuzione delle minoranze. Minoranza linguistica come i russi, perché le leggi ucraine vietano l'utilizzo della lingua russa, quindi la cancellano dagli atti, la cancellano dalle scuole, vengono puniti i ragazzi, gli studenti che fanno uso della lingua dei loro genitori, oppure etniche, siamo alla persecuzione etnica, cosa denunciata anche dalla comunità rom italiana attraverso Gianna Pavlovic, ad esempio, che ha fatto questo tipo di denuncia. In Romania, in Ucraina ci sono casi esemplari di persecuzione razziale proprio contro l'etnia rom. La persecuzione politica, sono stati messi a bando ad esempio dei partiti di opposizione, tra cui il Partito Comunista all'indomani del golpe, il partito dell'opposizione politica è stato cancellato, i politici stessi dell'opposizione vengono perseguitati con metodi fascisti, gettati nei cassonetti da bande di picchiatori, veramente. La giornalista Caterina Anziuk è morta poco tempo fa, dopo 3 mesi di agonia. Lei era famosa perché denunciava, anche se aveva solo 33 anni, aveva il coraggio di denunciare i crimini del governo, la corruzione del governo. È stata uccisa mediante l'uso di acido solforico che le è stato gettato addosso. 3 mesi di agonia e poi è morta. E in questi giorni che c'era il ricordo della violenza, dell'azione contro la violenza sulle donne, non ho sentito un telegiornale ricordare di questo episodio gravissimo contro una donna coraggiosa che andava contro, sapendo di rischiare, il governo e le bande di delinquenti nazisti che lo sostengono. Noi abbiamo visto poi l'azione politica, addirittura voglio citare il Comitato Ucraina Antifascista di Bologna, perché è attivo nel sensibilizzare l'opinione pubblica e nell'aiutare le popolazioni del Donbass in Ucraina, ed era presente anche al processo a Piacenza per l'omicidio di Andrea Rocchelli, un nostro fotoreporter indipendente, un nostro concittadino che si era recato per un servizio giornalistico in Ucraina ed era stato ucciso. Il processo finora sta muovendo le accuse contro le formazioni che il governo di Kiev aveva mandato in quella zona. In particolar modo hanno arrestato uno di questi componenti che era stato provato essere presente in quella zona lì in quel momento, che è un italo-ucraino e militava in queste milizie definite, attenzione, battaglioni punitivi, non erano dell'esercito, e sono praticamente un'emanazione delle formazioni neonaziste. A fronte di tutto questo, ritorniamo quindi, circolleghiamo al principio fondante dell'Unione Europea, che ha come principio fondante l'antifascismo. Ecco, di tutto questo, nell'azione dell'Unione Europea, io non trovo una virgola di denuncia. Non solo, ma è andato avanti il processo di integrazione nell'Unione Europea dell'Ucraina, con il risultato che pochi giorni fa un fascista ucraino, non russo come era stato detto inizialmente da alcuni giornali, ucraino, aveva aggredito un immigrato e picchiato una donna italiana perché aveva osato reagire alle violenze di questo personaggio. Ma cosa ti riferisci all'episodio di Nella Bari? Metropolitana. Ah, la metropolitana. Nella metropolitana a Roma, se non sbaglio. Ecco, io trovo che ci sia troppa poca attenzione nei confronti dei pericoli che arrivano da questo paese. Non è solamente questo paese, attenzione, anche in Polonia, in Lituania, viviamo momenti in Ungheria, in Austria, viviamo momenti di ritorno di movimenti che sembrano rifarsi o si rifanno apertamente al neonazismo. Addirittura, ricito di nuovo l'Ucraina, ci sono state delle marce con fiaccole e simboli nazisti. Stefan Bandera, un criminale di guerra, è stato riabilitato e addirittura elevato a eroe della patria. Sono segnali molto gravi e che purtroppo trovano poco spazio. Io spero che l'ANPI
possa prendere in mano anche questo tipo di denuncia e portare all'attenzione anche del Parlamento europeo la presenza e la crescita di questi movimenti a nei governi, in alcuni governi, e in particolar modo in quelli che vogliono e chiedono di entrare nell'Unione Europea. Ecco, c'è bisogno, credo, di più attenzione su questo, anche da parte dei media, e spero che l'ANPI possa aiutare in questo. Sì, tu hai detto benissimo, hai detto tutto, diciamo. Io quando parlavo dell'Europa che sottolinea, che ribadisce addirittura con una direttiva le sue radici antifasciste, naturalmente diciamo il ragionamento come successivo è quello di far sì che questo non resti solo un flatus vocis, ma diventi una pratica. E in parte è già successo con la presa di posizione contro Orban e con la sua politica di alzare i muri. No, io poi sinceramente trovo ben paradossale, per esempio, il vice ministro Salvini che va a incontrare Orban e dice è un mio amico, oltre al fatto che Orban è di chiara ispirazione di destra, adesso poi non so se così può proprio dire fascista. Sono stati i primi a dire che poi volevamo... erano contro l'Italia, ad esempio, nella vicenda recente. Poi sono stati contro l'Italia adesso, vogliono alzare i muri, quindi sono contro anche la nostra richiesta, anche attuale, e come anche del governo precedente, della redistribuzione. Cioè, quindi c'è un po' di follia, diciamo, anche in questo tipo di posizioni. C'è da chiedersi perché in Polonia sfilano centinaia, hanno detto 200.000, sì. Magari non erano tanti così avversari, però sì, insomma tanti fascisti così. Cioè c'è stata lì anche un problema di non aver coltivato la memoria. Sull'Ucraina, noi abbiamo come ANPI fatto proprio nel... penultimo dei nostri comitati nazionali un documento in cui condanniamo e sottolineiamo che il governo ucraino è un governo filo nazista, e quindi questo l'abbiamo scritto in un nostro documento. Adesso il 14 e il 15 dicembre a Roma faremo un incontro degli antifascisti europei. Naturalmente è un primo incontro, ci saranno tante persone diverse, ci sarà per esempio un grande partigiano presidente della FIR ungherese che ha denunciato Orban e cosa incredibile in quel paese dove non c'è davvero più una forma di libertà democratica sincera, però lui ha vinto la causa contro Orban. Allora un potere dipendente c'è comunque. Caso il fatto è che questa è una persona che ha 88 anni ed è un grande partigiano, è una grande personalità del paese. Ungherese. Poi abbiamo invitato per esempio la leader delle donne polacche che ha lottato contro chi vuole cancellare la legge sull'aborto, perché oggi sono anche terreni nuovi, dicevamo, abbiamo cominciato con i diritti delle donne, quindi anche finire, secondo me oggi che è il giorno della violenza contro le donne, della lotta alla violenza contro le donne, e guardate, quando si violano i diritti delle donne, lì si viola la democrazia. È sempre una cartina di tornasole, non da sola naturalmente, i diritti dei lavoratori, i diritti individuali, però... guardate, tutte le volte che nella storia del Novecento si sono affacciati regimi autoritari o criminali, lì c'è stato un piede, diciamo, pesante sulla testa delle donne. Quindi, per quanto riguarda l'Ucraina,
quello che hai detto è sicuramente esemplare, approfondito, mi ha fatto merito di aver seguito e di informare. Io ringrazio l'associazione, il comitato dell'Ucraina antifascista di Bologna, che ho visitato, e portano molto aiuto anche alle popolazioni, raccolgono beni di prima necessità. E Gianna Pavlovic, che si è fatta carico di denunciare anche lei queste discriminazioni che ci sono, sono loro che stanno portando avanti questo lavoro. Mi fa molto piacere invece sapere che abbiate affrontato questo argomento. Abbiamo fatto un comunicato, fatto un comunicato che adesso non ho sotto mano, vi farò avere. Detto questo, tutti sappiamo che l'Ucraina non fa parte dell'Europa. Sono d'accordo. E infatti quello che noi vorremmo fare è che cambiasse strada l'Europa sotto questo punto di vista, e un po' di strada è stata cambiata, sia, lo dicevo prima, quello che però deve essere chiaro, anche perché ci stiamo avviando verso le elezioni europee, no, di maggio, eccetera, che l'Europa non è certo l'Europa di Altiero Spinelli, di Colonia e degli altri, non è l'Europa dei popoli e dei diritti, è l'Europa dei mercati e dei mercanti, siamo d'accordo. Però è un continente che ci ha consentito 73 anni di pace. E io penso che prima di far prevalere un'ottica troppo, non so come dirlo diversamente, troppo sovranista, troppo nazionalista, bisogna pensarci bene, specialmente da parte nostra, che non siamo il paese più forte dell'Europa. Va bene, io comunque ti faccio un'ultima domanda. Prima di tutto una riflessione sui 73 anni di pace, sulla quale concordo, ma in parte. Perché in realtà ci sono state diverse guerre. La Jugoslavia, certo. Che ha visto paesi europei molto interessati nel spingere questo tipo di tasto negli ultranazionalismi croati e via dicendo, che ha portato poi alla spaccatura di un paese che era pacifico fino a poco tempo prima, e quindi poi il Kosovo. Condivido su questo. Ci sono stati questi episodi. Però vedi, sono tutti episodi che dimostrano che dove prevale il nazionalismo, poi alla fine si arriva alla guerra. E allora l'ultima riflessione. Parlare di patria oggi a sinistra sembra divenuto un'eresia, no? Ti tacciano di osbrunismo e via dicendo. Però di recente alcune cose iniziano a cambiare. Ad esempio, io vorrei ricordare, hai citato prima il presidente emerito Smuraglia, ecco, pochi anni fa il presidente parlava dell'importanza di trasmettere il patriottismo della nostra Costituzione. Ecco, Carla, conoscendo la storia della nostra resistenza durante la guerra, quanto era forte nel cuore dei partigiani il sentimento patriottico? E la consapevolezza di combattere per il bene e il riscatto del nostro paese. Perché questi sentimenti li ritrovo tutti nelle parole contenute nella nostra Costituzione e nelle parole di coloro che da partigiani contribuirono alla scrittura. Sì, io sono completamente d'accordo. Nel voto di 2 anni fa, quello che ha del no referendum, c'è stato forte questo patriottismo della Costituzione. Come dire, possiamo dividerci su tutto, avere opinioni diverse su tutto, ma alla fine siamo italiani perché abbiamo una bella carta costituzionale. Questo era un tratto della opinione pubblica molto, molto importante. Poi mi piace chiudere, se permetti, con un episodio alessandrino, perché tu e io lo siamo. Mandroni. E siamo Mandroni. 10 anni fa
Lampi di Alessandria chiese a Onesforo, che è un pittore importato, perché è mio cugino, vabbè, che quest'anno tra l'altro ci ha disegnato la tessera dei Lampi, colgo l'occasione di invitare tutti, non per la bellezza della tessera, quella del 2019, e adesso, ma vi invito a iscrivervi, perché l'iscrizione è un fatto in qualche modo sì simbolico, ma che dà il senso di una pazienza, no? Ecco, cioè. Beh, lui tornò a Onesforo, dieci anni fa disegnò un manifesto, adesso qui non l'abbiamo, che è molto particolare, parlava della resistenza nella nostra città, quindi c'era nel sottofondo la cittadella, eccetera, e davanti una grande bandiera italiana. Mi sembrò eccessiva rispetto al resto dell'impianto del quadro, andrai a dirlo a Enzio Gemma, allora presidente dell'Ampi provinciale. Cosa ne dici di questa bandiera in primo piano? Bellissimo, mi disse, perché l'onore di patria l'abbiamo difeso noi. E infatti, questo non va mai dimenticato, quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, no? Finisce, noi non eravamo messi con gli altri, non eravamo tra le potenze vincitrici, perché per 4-6 anni della Seconda Guerra Mondiale siamo stati alleati con Hitler e con i nazisti, no? Allora c'è la conferenza delle potenze vincitrici a Parigi, come si sa, il presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi, lui si reca, diciamo, tentando di evitare lo smembramento del nostro paese, che avrebbe potuto avvenire, perché noi dei 4-6 anni, prima dell'8 settembre 43, prima dell'armistizio, noi eravamo stati alleati con i nazifascisti. E l'argomento forte di De Gasperi fu: è vero, non abbiamo niente da contrapporre alle vostre critiche, è vero, siamo stati alleati dei nazisti, ma noi abbiamo anche avuto la più grande resistenza europea. Quindi l'onore di patria l'hanno difeso i partigiani, le partigiane, i partigiani e tutto il popolo che l'ha sostenuto. Quindi sostenuti. Quindi noi alla patria ci teniamo, la nostra patria è il nostro paese, la nostra patria è l'umanità delle persone che soffrono e che vogliono essere libere. E infatti il nostro, come si dice oggi, il nostro slogan, diciamo così, la nostra parola sintetica è l'umanità al potere, intendendo per umanità, umanesimo, rispetto della persona, diritti umani e diritti sociali, perché gli uni senza gli altri non certo. Stanno. Certo, mi vengono in mente le parole di Tartini che parlava appunto dell'uomo libero, che se non ha i mezzi a disposizione è libero di bestemmiare, ma non è un uomo libero di potersi realizzare. Certo. Carla, io ti ringrazio grazie per queste parole, per il tuo impegno e per essere la persona che sei stata e che sei ancora. Grazie a te Stefano e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buonasera a tutti.